Poi parliamo di questo altro importante argomento. Sono 30 anni quest'anno di Slow Food, cibo lento. Telefonata in arrivo e Daniele Buttignol dovrebbe essere in collegamento. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, tempismo perfetto per parlare appunto di Slow Food. Avete qualche anniversario, giusto? Avete 30 anni di Slow Food, 20 anni di Terra Madre, se non sbaglio. Sì, 30 anni di Slow Food, la nostra associazione è nata nel 1986 e festeggiamo anche 20 anni nella prossima edizione di Salone del Gusto e Terra Madre. Abbiamo fatto la prima edizione nel 1996 a Torino, Ogni quindi 10 anno di anni, festeggiamenti. esatto, ogni 10 anni vi rinnovate, poi 10 anni fa anche il libro che parla di cibo buono, pulito e giusto. E Terra Madre sarà a settembre, giusto dal 22 al 26. Dal 22 al 26, sempre a Torino, ma la grande novità è che non saremo più all'interno dell'ente fiera, ma saremo per le strade, per le piazze, per i parchi di Torino. Quindi all'aria aperta invaderemo la città, ecco. Che bello, anche perché Torino è bella. No, È Torino è bellissima. bella, Torino è bellissima da tanti punti di vista, è bellissima da un punto di vista della vita, è bellissima da un punto di vista dei luoghi da visitare, ma soprattutto è bellissima da un punto di vista dell'accoglienza, ed è quello che Sottolineare vogliamo anche far e percepire e far far vedere. Ma quel vedere. mercato enorme dove si trova della frutta che viene da tutte le parti del mondo, colori incredibili e gente anche incredibile, di tanti colori. È un luogo in Sì, il cui ci mercato di Porta sarete. Palazzo è uno dei luoghi centrali di Eh Torino sì. dove c'è un incontro di culture magnifico, ma ad esempio noi utilizzeremo anche, vogliamo utilizzare il Museo Egizio che ha una delle più grandi raccolte di materiale organico e di storie legate alla cultura del cibo. E quindi vogliamo utilizzare questa esperienza di Terra Madre Salone del Gusto per raccontare anche queste peculiarità di Torino. E Terra Madre è importante per esempio per i famosi presidi Slow Food che sostengono alcune produzioni tradizionali. Voi sostenete questo concetto della biodiversità oltre che della sostenibilità territoriale. Cosa significa mantenere e non perdere alcune culture per riuscire anche a mantenere comunque alcuni territori che altrimenti andrebbero un po', diciamo, in abbandono alla fine, come sta Certo, succedendo tante impoveriti campagne? anche, penso, sì. Sì, impoveriti. Allora, la tutela della biodiversità è il nostro punto centrale, il punto centrale di tutta la nostra attività, perché riteniamo che la difesa della biodiversità e quindi dare a tutti noi la possibilità di scelta sia mantenere la nostra sovranità alimentare. Solo attraverso la scelta noi possiamo decidere cosa produrre, cosa consumare, cosa mangiare. Nel momento in cui non avessimo più biodiversità, non avremmo neanche più possibilità di scelta. E quindi verrebbe anche meno la nostra sovranità alimentare, perché qualcun altro deciderebbe per Ma noi. cosa significa mantenere la sovranità alimentare? Spiegalo un po' agli non addetti ai lavori. È dura qua. Sì, no, mantenere la sovranità alimentare significa proprio questo, significa poter scegliere. Quindi significa che ognuno di noi, nella propria consapevolezza, e quindi quando parlo di ognuno di noi parlo anche di ogni nazione, quindi Sì. ogni individuo e ogni organismo, possa decidere il proprio destino e in questo caso possa decidere la propria produzione alimentare e il proprio consumo. Cosa che Questa invece non è. succede spesso per le organizzazioni a livello internazionale che impongono alcune cose, perché se parliamo del cittadino, il cittadino può scegliere perché va al supermercato e sceglie, giusto? Può scegliere non sempre in maniera consapevole, Eh sì. perché poi ci sono tutta una serie di cose che stanno dietro anche la comunicazione del cibo. Ma diciamo che in buona parte del mondo si può ancora scegliere. Non in tutto il mondo si può scegliere, in alcuni paesi, come ben sapete, vengono imposte le produzioni, viene imposto il consumo, ma attenzione, quando parlo di sovranità alimentare parlo di democrazia. Il poter scegliere, l'essere liberi di scegliere è la base della democrazia. Nel cibo, che è una cosa che ci coinvolge tutti quotidianamente, perché tutti mangiamo quotidianamente, è ancora più importante questo. E Certo. allora noi lottiamo affinché ci sia la possibilità di difendere i territori, di difendere le produzioni e quindi di difendere questa sovranità alimentare. Due parole sulle comunità del cibo di Terra Madre. Sì, è un progetto che sviluppiamo a livello internazionale, sono comunità di produttori, agricoltori, contadini, ristoratori che a livello locale si mettono insieme per Interessante. costruire progetti, per costruire e per difendere questa biodiversità. Si mettono insieme per cercare di dare un futuro ai territori. E
ma prima dicevate, no, la difesa dell'ambiente. Tutelare, sì, la biodiversità significa anche difendere un ambiente, perché significa mantenere vivo un territorio, far sì che questo territorio non scompaia anche da un punto di vista della vita, delle tradizioni, della cultura. Questo fanno le comunità del cibo. Noi le promuoviamo, cerchiamo di andarle a individuare attraverso la nostra rete in tutto il mondo e cerchiamo di, in un qualche modo, aiutarli a emergere, aiutarli a sviluppare queste progettualità. A continuare ad esistere. Ogni due anni, certo, ci troviamo a Torino. Ogni, certo, due anni vengono tutti a Torino, sono oltre 4.000 i delegati che partecipano, vengono a Torino, si incontrano, produciamo tutta una serie di workshop affinché possano confrontarsi su tematiche comuni, per cercare di far capire che la rete agisce a livello locale, sì, ma sì, è una rete. La domanda non era fatta a caso, perché io l'anno scorso ho visto in metropolitana a Roma i cartelloni, tra virgolette, chiamiamoli pubblicitari, no? Che parlavano di questa bella iniziativa e che stimolavano i cittadini a contribuire a far sì che coltivatori di altre zone del pianeta rispetto all'Italia potessero arrivare con i loro prodotti qui. Quindi fate anche un'opera di non solo di promozione ma anche di educazione, lo fate conoscere alla gente. Bella iniziativa questa, eh? Fratto, io... Questo, sì, sì, prego. Ma anche per sottolineare che è una responsabilità di tutti. Di tutti, sì. Io ricordo, fra l'altro, di aver preso tempo fa un libro bello spesso, un bello tomo, così, Terra Madre, ha detto la descrizione di tantissime, penso, associazioni o comunque produzioni a livello di 5 continenti che fanno parte di Terra Madre. Sì. Esatto, con la descrizione di cosa fanno, dove sono, eccetera. Interessantissimo, perché naturalmente ci sono anche delle piccole comunità, non so, in Nepal piuttosto che in Africa, in alcuni posti in America Latina, che vengono fatte conoscere così anche la loro produzione. E se conosci, esisti. Assolutamente. Se conosci, esisti, e soprattutto far conoscere che ci sono queste realtà e che sono così diffuse, noi cerchiamo, ecco, di portare fuori la consapevolezza nelle persone che un altro modo di vivere l'agricoltura, un altro modo di vivere l'ambiente, un altro modo di vivere la terra è possibile. Certo. Possibile. E non per niente Terra Madre Sole del Gusto 2016, che si terrà a Torino, il tema è proprio voler bene alla terra, per sottolineare questo aspetto. Ognuno di noi può e deve voler bene alla terra se vogliamo dare un futuro a questa terra. E poi, insomma, quest'anno anche il Papa naturalmente l'ha ricordato proprio, l'enciclica, una cosa dalla quale non si può prescindere. Grazie tante a Daniele Butignol per essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie a voi, ci vediamo a Torino. Ci vediamo a Torino. Già prenotato la camera io, eh? Già prenotato, sì. Io il tavolo invece. No, la camera nel senso, perché poi ci sarà un bel po' di gente, io credo. Grazie Daniele, buona giornata e buona domenica, buon naturalmente lavoro. A te. Grazie.